Ciao a tutti, benvenuti. Regaliamoci questo momento insieme per parlare di uncinetto. Questo video sarà diviso, diciamo, in due parti. La prima parte vi farò vedere i lavori che sto facendo in questo periodo. Nella seconda parte invece risponderò alle domande che mi avete fatto riguardo alla maglia pannelli. Quindi cominciamo. Allora, non ho resistito, ho iniziato la maglia della designer Linda, che è Siren Sweater. L'ho iniziato perché mi sono arrivati i filati e quindi non ho resistito. Volevo prima finire la maglia a righe, ma mi sono un pochino bloccata con la maglia a righe, poi ve ne parlo. Ecco qua. Allora, innanzitutto i filati e il colore. Quello che vedete in camera devo dire che non rende molto. Quello in camera è molto molto aranciato e bruciato, in realtà non è proprio così, ma non è il colore che avrei voluto, cioè ho guardato i filati che suggerisce la designer e sono davvero carissimi, ma davvero tanto, e quindi li ho scartati. Al che sono andata a cercare un mix di colori che potesse avvicinarsi ed è un colore molto particolare che a me piace tantissimo, quello appunto del pattern. E online mi è sembrato che mischiare due colori potesse avvicinarsi. Quando mi è arrivato, mi sono subito resa conto che non era il colore che io vedevo online, ma dato che non è la prima volta che acquisto online e so che il colore può comunque un po' variare, non mi preoccupavo più di tanto, ma in questo caso è davvero davvero diverso. Ho pensato seriamente, cioè il primo acchito ho detto no, li ritorno indietro perché è sbagliato completamente e comunque è davvero troppo diverso rispetto alla foto. Capisco che ci sia uno scarto e che ognuno di noi vede il colore in modo diverso, ma questo davvero è troppo. Solo che poi non avevo voglia di mettermi a fare il reso, così ho detto proviamo, al massimo tengo una sola matassa e ci farò qualcosa di più piccolo. Perché comunque questo colore è molto chiaro e questo è praticamente arancione. Doveva essere un rosa antico, carico, ma anche con una serie di sfumature, diciamo, si è rivelato. Cosa è successo? Che l'ho provato e effettivamente non mi dispiace. Non viene un rosato, viene più un aranciato, ma devo dire che in camera esce sicuramente più l'arancione. Dal vivo è un colore un pochino più, esce di più il colore chiaro che lo nasconde molto. Vedremo poi come si comporterà col lavaggio e con l'uso. Non lo volevo di questo colore, un po' anche perché ultimamente, non so, tra i rossi e gli arancioni mi sto riempiendo di colori che non sono nella mia comfort zone. Però a un certo punto dico, vabbè, così stiamo a vedere che cosa mi sta dicendo il mio corpo, la mia mente, perché mi avvicino a questi colori, io non lo so. Questo comunque è l'ultimo maglione invernale che farò. Qua a Varese ancora piove da giorni, fa veramente freddo, è sempre buio. Alla fine ho deciso di registrare stamattina anche se è ancora scuro, perché se no salto pure questa settimana e mi dispiaceva. Allora, questo pattern è lavorato bottom up e in tondo. In tondo, nel senso che la lavorazione sale in tondo, ma è lavorato unendosi a fine giro e tornando indietro. O meglio, questo tipo di lavorazione viene lavorata con giri, con righe di andata e ritorno, righe accorciate. Quindi tu lavori un pezzettino per pezzettino. Poi, quando arrivi in fondo, unisci e torni indietro. Ecco, a me non piace tantissimo questa cosa di unire e tornare indietro perché non è nelle mie corde l'attacco. L'attacco qui vi ho spiegato, l'avevo già provato più volte, a me non viene bene. Quindi io l'ho risolto in un'altra maniera, ma non è un problema. Un po' perché forse il filato è, come dire, peloso. E ve lo faccio vedere qua, io spero che col lavaggio si veda ancora meno. Sto facendo varie prove, infatti se vedete è diverso da qua a qua, questa seconda prova mi sembra che funzioni meglio. Lo vedete, no? Dove è il... Io non ho ancora capito se questa unione dove la metterà. Perché con questo tipo di lavorazione non viene verticale la riga, viene obliqua a mano che ci si sposta. Questo è un problema che spesso ha l'uncinetto, no? Quando si lavora in tondo, anche se lavori in tondo sempre nella stessa direzione, ma unendo,
l'aggancio è spostato perché sono le maglie dell'uncinetto che lavorano in questo modo, no? Bisogna capire, forse lei lo mette dietro oppure sulla spalla, quindi la vediamo scendere così. Non l'ho ancora capito. L'ho letto praticamente tutto, ma non sono riuscita, forse non l'ho letto attentamente, ma non sono riuscita a capire dove l'attacco viene messo. È vero che lei lo ritiene un attacco invisibile, ma così invisibile non lo è mai, secondo me. Vabbè, ma non è un problema. Voglio arrivare alla fine. Come vedete, qui che ho fatto un pezzettino della terza riga, cioè del terzo motivo, qui ho iniziato, sono qua e quindi si va avanti con accorciate. Si fanno tanti punti classici, maglia bassa, tutti i punti, dalla bassissima alla tripla maglia alta. Non amo le maglie alte, non amo le doppie, triple maglie alte, ma non c'è problema, nel senso che così devo dire che il lavoro cresce abbastanza velocemente. Una cosa, la designer utilizza un 5 di uncinetto. Io mi sono rifiutata nel senso che per me è troppo, non ho neanche provato. Io utilizzo un 3,5 e la lavorazione comunque mi piace. A me non piacciono i punti troppo grossi e quindi ho deciso così. Si fa il bordo e poi si unisce in tondo e si lavora. Una volta arrivate qua, si fanno le maniche. E poi dopo si lavora allo sprone e anche qua voglio capire se lo sprone lo lavora a spirale o se invece fa sempre l'attacco e come gestisce questa, diciamo, unione invisibile che invisibile secondo me non è, o almeno la mia non lo è. Però sono contenta perché stavo già facendo la lavorazione in tondo della maglia a righe e mi stavo stancando. Quindi questo invece troverò alla fine senza dover fare le cuciture, perché comunque sale in tondo, ma di fatto è una lavorazione di andata e ritorno, che sono quelle che io preferisco. Anche se, come sapete, a me le cuciture non dispiacciono, anzi, mi piace farle se la lavorazione è in orizzontale. Vi faccio vedere a questo punto la maglia a righe verde dove sono arrivata. Eccoci qua, sono arrivata in fondo. E mi sono fermata, non ho deciso cosa fare del bordo in fondo, probabilmente lo lascerò così. Essendomi stancata di fare tutte ste righe, continuare tutto, ho detto, ma possiamo anche cambiare un attimino. Allora, innanzitutto avevo chiesto consiglio del collo e mi avete dato suggerimenti veramente molto belli. Mi avete suggerito di ho staccato il collo, in modo tale di avere uno scaldacollo quando si voleva. Mi è stato suggerito di riprendere il collo sempre in tondo, non fare le righe accorciate elastico, ma invertendo i colori, cioè facendo scuro la riga grande e chiaro le maglie bassissime. E questa soluzione forse mi piace, l'unica cosa è che il collo bisognerà farlo un pochino più grande, tipo un turtle neck, un collo a tartaruga, perché non è molto elastico, perché questa lavorazione con le maglie bassissime non permette un'elasticità esagerata e sicuramente non l'elasticità del bordo tipo questo. Questo è elastico ed è appunto molto molto elastico. Deve passarmi ovviamente dalla testa e quindi poi il collo rimarrebbe largo in questo modo. Mi piacerebbe in effetti farlo così. Bisognerà salire appunto con i colori invertiti, proseguendo sul davanti, sul diritto del lavoro. Arrivato a un certo punto, se il collo lo voglio rivoltare, devo lavorare sul rovescio del lavoro, perché ovviamente una volta arrivato qua, il collo andrà rivoltato. E quindi io la lavorazione la devo invertire, cioè il mio diritto del lavoro diventa è il rovescio del maglione alla fine, quindi devo avere questa accortezza, salire un pezzettino e poi cambiare. Ci stavo seriamente pensando di fare il collo staccato, perché è vero, così posso metterlo o toglierlo, però poi anche lì ho pensato che forse un collo di questi colori fatto così da solo probabilmente non lo indosserei, quindi penso che continuerò facendolo attaccato. Però ho detto, visto che ero stufa, non so perché mi sono stancata di fare questa lavorazione, ho detto, ma possiamo cambiare un po'. Faccio questo maglione a righe classico, tutto uguale, vabbè, con questa particolarità del collo, però ho detto, magari qua
posso fare qualcosa di diverso. Quindi ho detto posso lavorare delle maglie così, no? Le righe uguali scure chiare, da questa parte farla invece tutta scura e giocare un po' facendo cose diverse. Ma non mi sta convincendo. Uno, perché come vedete la lavorazione si è allargata, e certo perché diciamo che alternare le maglie bassissime tiene la lavorazione bene in un certo modo, mentre se io lavoro solo maglie basse per forza di cose si allarga la lavorazione. Quindi questo pezzo lo disferò e continuerò a farlo così a righe, perché poi già a righe insomma è già decorato. Secondo me è meglio non esagerare, devo solo avere voglia di farlo. L'ho alternato comunque a questo proprio perché non voglio abbandonarlo e niente, mi devo imporre di finire sia questo che questo entro la primavera, l'estate. Se poi non riuscirò a indossarli, fa niente, li riprenderò a settembre, ma devo finirli perché poi mi voglio dedicare a cose un pochino più leggere. Suggeritemi filati estivi, in particolare il cotone, che assomigli nel tatto e nella lavorazione la lana. Se avete voglia di fare questo, in modo tale che faccio cose di cotone, ma che mentre le lavoro mi danno un pochino più di soddisfazione. L'anno scorso ho lavorato diversamente rispetto ad altri anni, molto di più il cotone, però devo dire che quando poi ho ripreso la lana in autunno è tutta un'altra cosa per me. Poi, oltre a questo, sempre per distrarmi da questa lavorazione e il fatto che appunto io avessi deciso di non iniziare un altro maglione finché non avevo finito questo, cioè mi sono imposta di avere più lavori ma di diversa natura, tipo, non so, il calzino, lo scaldacollo, la maglia, lo scaldacollo, la sciarpa, ma non due uguali. Vabbè, ma io ovviamente faccio le regole e poi ovviamente le cambio. E ho fatto, prima ancora della maglia siren sweater, ho fatto una sciarpetta rossa, perché questi colori. Questi colori ultimamente mi inseguono. Allora, innanzitutto è un filato che mi ha regalato Anna Maria e che ringrazio tantissimo perché non l'avevo mai provato, ed è un filato della Malabrigo. È un filato molto colorato, ha dei colori mischiati molto belli e quindi non c'era bisogno di avere chissà quale lavorazione. Io ho visto il video di Anna Ravetta in terrazza con l'Anna e lei lavora ai ferri, però fa delle cose molto semplici che io amo infinitamente, e in particolare ha fatto una sciarpa a foglia. Praticamente inizi con poche maglie e gli aumenti li fai in centro. Non c'è niente di difficile in tutto questo. Adesso non ricordo bene se il diritto. E poi ritorni a stringere. Prima fai gli aumenti, lavori un po' così in centro dritto e poi di nuovo fai le diminuzioni. Mi piace tanto questo tipo di lavorazione e mi piace come l'indosso. Ripeto, l'ho visto indossato da Anna Ravetta, in effetti lei diceva che il fatto di avere le punte lo si indossa veramente in modo confortevole e facile, e quindi è così. Molto molto carino. Poi dopo ognuno lo può indossare come vuole, però questo tipo di lavorazione, che sono semplicemente righe di andata e ritorno di maglie bassissime prese in costa dietro, quindi è la classica lavorazione del bordo elastico, ed è veramente elasticissima. Tant'è che io ho deciso di non fargli il bordo. Si potrebbe fare un bordo ai cord, un bordo con le maglie basse, per intenderci tipo questo, no? Così si vede perché è di colore diverso, in modo tale che lo rende un pochino più stabile. Infatti la mia intenzione era quella di usare sempre lo stesso colore, assolutamente non di fare lo stacco, però di fare queste maglie basse catenella, maglie basse catenella. Mi sembra che dà la giusta elasticità e in più tiene in forma il capo. Però poi indossandolo e tutto, questa non è lunghissima, come vedete. E quindi niente, ho deciso di tenerlo semplice così. Voglio fare altre prove con altri punti,
E poi magari vi farò vedere anche come l'ho realizzata, ma davvero non c'è niente di difficile, basta iniziare con 3 maglie e poi fare gli aumenti in mezzo. La lavorazione cresce, niente di più, niente di meno. Gli aumenti ognuno li si può fare come si preferisce. Io ho fatto proprio l'aumento classico che entri nella stessa maglia. Che si vede, non dico il buchino, ma si vede l'aumento, però a me piace, essendo una foglia, si vede, diciamo, la costina. E quindi è giusto anche così. Ci avevo pensato di fare questa foglia anche con il tipo di lavorazione del folium, appunto, e devo capire un po' come fare, perché avendo un disegno, bisognerà iniziare da poche maglie e capire come estenderlo. Vedrò, perché magari lo faccio anche con un filato non troppo pesante, ma vi farò vedere che potete usare qualsiasi punto, quindi magari posso fare un video anche con la maglia bassa, lavorata in costa dietro, che dà un po' questo tipo di sensazione, le righe delle foglie. Chi non riesce a fare la maglia bassissima può utilizzare la maglia bassa, secondo me viene comunque. Se poi utilizzate un filato verde, si visualizza ancora di più la foglia. La mia evidentemente è una foglia autunnale. Dunque, cominciamo a rispondere alle vostre domande sul video scorso della maglia pannelli. Allora, le spiegazioni che ho dato nel video, che è stato piuttosto lungo, ho detto tante cose, magari poteva sembrare un po' complicato. Sicuramente questa maglia a pannelli è una maglia per principianti. Perché, nonostante abbia dato 1000 spiegazioni, in sintesi è una maglia a pannelli, cioè fai un quadrato o un rettangolo per il dietro, un quadrato o un rettangolo per il davanti e un rettangolo per una manica e l'altro rettangolo per l'altra manica. Li cuci insieme e fai una maglia. Non c'è niente di difficile. È anche per principianti perché se si sceglie un punto facile, se si sceglie una maglia alta, per esempio, o un punto che ci viene bene, è per principianti. Il principiante come lavora? Lavora con righe di andata e ritorno e lavora un pennello. Questa è la lavorazione base, no? Iniziare a fare righe di andata e ritorno. Quindi, una volta che si stabilisce l'altezza della maglia, cioè da qua ai fianchi o alla vita, questa è la misura del pannello. Lavoriamo il rettangolo sdraiato e si fa solo giri di andata e ritorno. L'unica difficoltà, ma se la vogliamo chiamare così, è lo scollo, ma che non faremo lo scollo sagomato, ma faremo lo scollo con una sola riga accorciata, diciamo. Quindi questo però ve lo spiegherò quando vi parlerò dello scollo e del davanti. Quindi veramente, se voi scegliete un punto che vi piace, che vi viene bene, la maglia a pannelli non è difficile. Questa che indosso, l'ho messa apposta, è una maglia a pannelli. È fatta da un dietro che è un rettangolo, è fatta dalle maniche che sono dei rettangoli e in questo caso, avendo fatto lo scalfo abbastanza profondo, mi sono venute anche delle maniche a palloncino. Qua poi, su vostri suggerimenti, io ho messo un elastico per stringere il polso, perché questa maglia l'ho fatta 2 o 3 anni fa, quando ancora non conoscevo le righe accorciate e tutto quanto, però mi piace molto, è venuta una manica in questo caso, in questo modo. Se voi fate uno scalfo più stretto, con una lavorazione diversa, come è successo a me con la maglia rossa, la manica viene più stretta. E in questo caso il davanti non è un rettangolo con lo scollo, ma sono semplicemente 2 rettangoli, sono 2 pannelli identici, che io ho lavorato così. E poi in seguito ho aggiunto il bordo. Quindi veramente questa lavorazione a pannelli ci può aiutare a realizzare poi tutto quello che vogliamo. Se noi iniziamo a realizzare questa maglia, come ve la spiego, poi dopo ne potete realizzare molte altre a seconda dei vostri gusti. Il cardigan, appunto, o un semplice gilet, basta non fare le maniche, riprendere poi in tondo il bordo sugli scalfi. Si possono fare maglie con scollo a V, in questo caso è un pochino più difficile, nel senso che ci vogliono più giri accorciati e un'altra modalità di calcolo, però questo ve la posso anche spiegare, magari alla fine potremo parlare di tutte le varianti che si possono fare per una seconda maglia. Si può decidere di fare una maglia estiva con filati appunto estivi, si fanno i 2 pannelli davanti e dietro, che viene con la manichetta, lo si può aggiungere e fare la manica corta. Davvero, questa è una costruzione per principianti, ve lo assicuro.
Cosa c'è che magari può spaventare? Il fatto di dover fare la cucitura, ma vi assicuro che la cucitura non è difficile perché essendo pannelli lavorati sdraiati in orizzontale, la cucitura, ve la faccio vedere qua, anche se magari non si vede tantissimo perché è peloso. Noi andremo a cucire due lembi lavorati in orizzontale che avranno quindi delle maglie. Noi possiamo prendere le coste di queste maglie e cucirle. Non è come cucire le lavorazioni in questo modo che cuci i lati e magari non sono precise, no? Ai lati la lavorazione. Invece nella lavorazione orizzontale hai proprio tutte le maglie che si vedono e che possono essere cucite bene o con cucitura invisibile. Se questo però può risultare difficile oppure non si ha voglia di farlo, si può fare una cucitura anche decorativa o comunque una cucitura che si vede qui la cucitura, non disturba assolutamente, anzi le cuciture danno sostegno al capo. Vi dirò anche le lavorazioni. Io all'uncinetto non le ho viste perché forse è più difficile mantenere la verticalità corretta, ma nella maglia molto spesso fanno questa finta cucitura, cioè lavoro una maglia al rovescio per rendere e far finta che sia cucito. Quindi veramente le cuciture servono al capo e non disturbano e sono anche belle anche se si vedono. E si possono fare con le maglie basse, o si fanno con le maglie basse sul diritto del lavoro, e si vedono, è decorativa, diciamo, oppure lo si fa al rovescio e si vedrà solo che è cucita, ma in modo regolare, perché appunto sono maglia contro maglia. E facendo le maglie basse non è più una cucitura con l'ago, ma è una lavorazione a uncinetto. Davvero, non è difficile ed è anche per principianti, veramente. Molti mi scrivono con la maglia bassissima, perdi punti per strada. È vero. Capita anche a me. Però cosa succede? Quando io conto, mi manca una maglia, io raggiungo, non è che mi metto a disfare, a contare chissà dove, quando, come ho perso la maglia, non è un problema. È importante mettere i marcapunti però, perché le maglie che si perdono ai lati si vede, perché ovviamente i lati poi o crescono o diminuiscono e quindi non va bene. Assolutamente i marcapunti. Poi quando vi manca una maglia nelle righe, li si può aggiungere. Dove li aggiungo? Esatto, nel mezzo della lavorazione. Però per non sbagliare, se capita troppo spesso che si perde una maglia, perché un conto è una maglia bassissima, ogni tanto non si vedrà mai, però se capita spesso bisogna cadenzare i marcapunti, cioè metterli a distanza di un tot di maglie in modo tale che si contano quelle maglie, tu capisci dove effettivamente, in quale pezzetto hai perso la maglia e l'aggiungi lì. È un po' rognoso dover staccare i marcapunti ogni volta e rimetterli, però fatelo, soprattutto nelle prime righe in modo tale che vi accorgete dove l'avete persa e magari poi dopo vi abituate a lavorarle, a riconoscerle e non perderle più. Per alcuni so che è stressante contare i punti, io mi sono resa conto che tante persone non amano contare i punti e soprattutto se sono abituata a lavorare i ferri, perché dicono io lavoro i ferri in modo senza pensarci, non guardo la televisione, faccio altre cose, non devo concentrarmi sulla conta dei punti. E questo mi ha fatto riflettere perché io mi ricordo, adesso non è tanto che non lavoro i ferri, però ho fatto qualcosa, alternavo 2 o 3 anni fa sia maglia che uncinetto, e io mi sono resa conto che io conto i punti anche ai ferri. E perdo i punti anche i ferri, tra l'altro, vabbè, perché sono una principiante proprio. Ma forse è una cosa mia, forse a me piace contare, forse anche quando non voglio conto. E quindi immagino che non riesco a capire la difficoltà del contare i punti. Però giustamente se uno non è abituato, effettivamente l'uncinetto ti chiede di contarli. Però se mettete i cadenzati marcapunti, non è detto che dovete per forza contarle tutte le righe. Fate qualche riga e poi ogni tanto fate il conto. Lì se ve ne manca una, l'aggiungete lì, non ci sono problemi. Alcuni di voi mi hanno chiesto se si poteva con i filati estivi fare questa maglia. Certo, assolutamente, con i filati estivi, con i filati che preferite, potete farle con le maniche corte o senza maniche, o addirittura anche la canottiera. In questo caso, però appunto la canotta dovrà avere uno scollo molto più largo e consiglio le righe accorciate di fare appunto la sagomatura. Qualcuno aspetta di vedere tutti i video prima di iniziare la maglia e anch'io sono un po' così, devo essere sincera, ho bisogno di capire in linea generale come funziona, come è il processo fino alla fine, per poi capire bene come iniziare. Anch'io ho questa modalità di pensiero. Mi sono state chieste alcune domande sulla maglia grigia che indossavo, che è una maglia che ho fatto
fatto 2 o 3 anni fa, era la seconda maglia che facevo con le righe accorciate e il raglan, infatti tutto unito a stella, come la chiamo io, e infatti mi era venute le maniche corte, però lo uso lo stesso, perché comunque è confortevole. Non sono, allora, è sempre lavorazione orizzontale, non sono maglie bassissime, ma sono maglie, basse. Lavorate una riga in costa dietro sul diritto del lavoro e quando sono sul rovescio del lavoro le maglie basse le lavoro nella costa davanti, che così il punto si appiattisce, no? Invece di essere così, si distende ed è una lavorazione che a me piace molto ed è una lavorazione che possono fare tutti, anche i principianti. Sicuro che però questa lavorazione con le maglie basse, lavorate in orizzontale, comunque si verticalizza la trama, rimane una trama semplice, regolare e a me piace molto. È un po' che non la lavoro nei maglioni, però mi sta venendo voglia di farlo in effetti. E questo è un buon suggerimento per i principianti che vogliono magari fare appunto la maglia a pannelli. L'unica accortezza sempre quando si lavorano righe, una volta in costa davanti, una volta in costa dietro, così di mettere i marcapunti, perché si vedono ancora meno i punti se non si è abituati. Perché se una volta prendi una costa e la volta dopo prendi l'altra, si confondono e si nascondono. Per oggi finisco qua, spero di esservi stata utile con queste risposte, non esitate a chiedere e mi raccomando, fatemi vedere i vostri lavori, mandatemi le foto, anche se siete solo all'inizio e così mi fa un sacco piacere. Vi saluto, a presto, I love crochet!